Senti, ti devo chiedere un favore. Che per caso tieni la borsa dell'acqua calda che mi fa male la pancia? La borsa dell'acqua calda? Sì, che mi fa male la pancia. Non la uso. Come non la uso? Aspetta. Too many times he came home with too little pay. Ma che è successo? Come non la usi la borsa dell'acqua calda? Non la uso, che mi devo fare della borsa dell'acqua calda? Se ti viene un mal di pancia, hai freddo, come fai? No, quando c'ho mal di pancia, quando c'ho freddo, io uso il gatto. Che cosa? Io uso il gatto. Il gatto? Sì, lo metto qua sopra la pancia, devi vedere che calore che fa. Sì? Sì, e beh, poi... E funziona? Sì, tu usa il gatto, vuoi usare il gatto mio? Quale? Quello? Quello là, no, vieni, vieni, che te lo faccio vedere, vedi come stai calmo. Che è successo? Che ho fatto io? Madonna. Per piacere non ne parliamo, per piacere non ne parliamo. Stai fermo. Non ti ho manco toccato. No, mi fa male, mi fa malissimo. Santa Maria Goretti sembra. Ma che hai combinato? Io che ho combinato? Per piacere, come Rassisina non ne parliamo proprio, guarda. Vedi un poco. Il gatto. Il gatto mio. Il gatto tuo. È buono, ma meno male che era buono. Il mio gatto è buonissimo. Sì. Come me lo metto sulla pancia, mi tiene caldo, come la borsa d'acqua calda. Per piacere, non ne parliamo proprio come Rassisi, perché guarda, fino a quando gli ho messo l'imbuto, è stato tranquillo. Ma quando gli ho versato l'acqua calda, non ti dico, non ti far pensare proprio. Martina, va. Che tu a mezzanotte Max, oh, che è quella faccia triste? Dai, Umberto, dai, Umberto, tu di che è successo? Confidati. Niente, Umberto, che mi sono separato. Bravo, finalmente hai fatto una cosa sensata. Bravo, lei non ti meritava, hai fatto bene. Guarda, se l'è fatta tutto il paese. Guarda, ogni massimo si vede, guarda, credimi, guarda, da amico, ormai te lo posso dire, amico, me la sono portata a letto 5 volte, credimi, 5 volte. Ma io mi sono separato dal mio socio. Avete una bella cera, ben sorridente, come vedi. Innanzitutto, come possiamo cominciare? Dandovi un buon augurio per il 2003. Passi da giganti, devo dire che l'anno scorso sono stati fatti. Tu in particolare, Camilla, ti sei applicata, hai studiato fare. Brava, perché deve dire? Poi, che altro vi posso dire? Quest'anno mi raccomando, perché quest'anno si presenta col 2003 un'annata impegnativa. Dobbiamo studiare. L'alfabeto, per esempio, non nascondo che ormai è spedito anche quando mi enunciate l'alfabeto. Però l'unica cortesia che vi chiedo a tutti e a tutte, ma volete pronunciare come si deve la M e la O? Che vi costa? Che succede? No, sto pensando a una cosa ridicola. Cioè prova a immaginare. Cioè, se... Che c'è di? No, se io e tua moglie, facciamo l'amore, noi che siamo parenti? No, parenti, no. Siamo pari. You're a fool!
Pasqua mi deve ringraziare! Ieri sera, detto tra noi, sono fatta bella figura, che non? Io sono fatta mangiare l'orecchio di ciuccio che mi si è dato tu! Beh, no, no, fa sapere una cosa, si dice rotto, però. Dice rotto? Ha nasciuto a bacio a fondo! Che bello, ma mi fa piacere. Sentite, e adesso in che cosa vi posso essere utile? Che cosa vi serve? Oh, ma date! Sì. Un bel chilo di pane! Un chilo di pane? Oh no, ma per te solo un chilo di pane, assai! Oh, fatto, fatto tu! Voglio positivamente un chilo di pane! No, ma signora me, che poi ti diventa duro! Oh, e allora fammi due chili, scusa! Dice a Cristo vecchio! Ma si mi ma... Due chili allora. Cioè, innanzitutto, almeno il cappello te lo potevi togliere per la prima notte di nozze. Non lo so, tua madre mi ha detto che cioè, ci tieni alla divisa, però non fino a questo punto. E poi non lo so, che stai facendo da due ore fuori? Io ti sto aspettando qua, sono tutta pronta, lo vedi? Per la nostra prima notte di nozze, perché non entri? Che fuori fa pure freddo, eh? Perché non posso, guarda. Perché non puoi? Scusa, non ho capito, che stai facendo fuori? Mio padre mi ha sempre detto che questa sarebbe stata la notte più bella della mia vita. E io non me la volevo perdere, scusa, eh. Ci vediamo tutti. Scendi da là. Attenzione. Piano. Ce l'hai addosso. Tu l'ho messo. Dammelo qui. Sta là. Luisa. Madonna. Pronto? Amore. Sì, no, sto lavorando, sto con Gianni. Ti amo. Tantissimo, amore, perché non... Ma io... Amore, dai, e lo sai... E lo, appunto... Ma io farei qualunque cosa, fare, che si dice? Io ti ho detto che farei qualunque cosa, scusa, perché cioè, non ho ostacoli, nel momento in cui ti ami, non ho ostacoli. Io per te, che ti devo dire... Attraverserei gli oceani. Sì, vabbè, dai. Oh, no, scusa. Io per te attraverserei gli oceani. Con costumi, no? Sì. Amore, dai. Non sai quante volte devo dire. Ma la farei anche di più. Per esempio. Scalerei le montagne più alte. Veramente, cioè non ho ostacoli, io ti amo, a me non mi ferma niente, non mi fa paura nulla, non ho paura, né, assolutamente, cioè io ti amo e sei una cosa come il massimo, diciamo, scalerei le montagne, attraverserei i fiumi. Affronterei gli uragani. Affronterei gli uragani. Affronterei gli uragani, tutti, ti giuro. Non ho ostacoli, non mi ferma niente, non ho paura di niente, non mi ferma nulla a me. Stasera? Come faccio a venire? Sta piovendo. Perché mi bagno, amore? Cioè, amore,
ha chiuso. Per capire, Femi, guarda.